Oggi siamo qui a Madinat Jumeirah, sempre a Dubai. Faremo un giro sulla boat. Ah, proprio come se fossimo dei turisti, in realtà viviamo qua, ma è la prima volta che veniamo qui a vederlo. Il video che voglio condividere con voi oggi è in merito ad un aspetto fondamentale per quel che riguarda il lavoro. Quindi l'argomento di oggi è questo: come gestire il lavoro nel 2020 in un mondo che continua ad avere sempre più informazioni, continua ad inondarci sempre più di roba, con più social network, con più pubblicità, con più tutto quanto. Quindi siamo tornati da Madinat Jumeirah e diciamo che è il giorno seguente, perché sono le 8 del mattino, sto andando a boxare qui al The Point, come potete vedere, e quello che voglio fare con voi oggi è darvi le tre strategie pratiche per poter gestire al meglio il proprio lavoro, potersi focalizzare di più, poter ottenere molti più risultati. Quindi iniziamo subito, anche perché tra 8 minuti esatti mi inizia la lezione privata. Allora, prima strategia molto importante è quella di dormire. Tu mi dirai, ma com'è possibile dormire se devo lavorare? Allora, il sonno oggi più che mai determina il 90% dei nostri risultati e il 90% delle nostre scelte. Per quale motivo? Perché, prova a pensarci, la deprivazione del sonno è una delle torture più pesanti che si possono fare ad un essere umano, ed è stato stimato che, per quanto tu possa pensare che se dormi poco sei figo perché Trump dorme poco, bastano 4 ore, bla 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 bla, se tu facessi per 2 settimane un carico di sole 5/6 ore a notte di sonno, in 2 settimane esatte, quello che succederebbe è che andresti in privazione di 2 giorni pieni di sonno. Quindi che cosa vuol dire? Che se per 2 settimane dormi solamente 6 ore a notte, è come se tu praticamente non avessi dormito per 2 giorni interi durante queste 2 settimane. Questo che cosa determina all'interno del nostro cervello? Determina che cominci a essere molto stressato, cominci ad andare in paranoia, cominci ad avere attacchi di panico, cominci a non essere più sicuro di quello che stai facendo e cominci a fare quindi scelte di merda. Quindi quello che dovresti fare, secondo i più recenti studi, è proprio cercare di dormire almeno 7 ore a notte, ma non 7 ore a notte nelle fasce orarie tipo 4 del mattino e poi ti svegli alle 10 del mattino, no, assolutamente no. Quello che dovresti fare è cercare di andare a letto prima delle 11 e svegliarti quando il corpo è rilassato, quando il corpo necessita ovviamente di svegliarsi, quando capisci che il tuo corpo ha già raggiunto quello che è il carico di cui aveva bisogno di riposo, di sonno e via dicendo. Questa è la prima cosa, quindi primo consiglio è cerca di metterti almeno per la prima settimana l'obiettivo di andare a letto prima delle 10:30. Lo so che è difficile, soprattutto in Italia dove alle 10:30 magari iniziano tutti i programmi TV e via dicendo, sei nel bel mezzo di una serie TV e via dicendo, ma quello che dovresti fare, se vuoi capire subito quelli che sono i benefici che potresti avere utilizzando il sonno come motore principale di tutti quelli che sono i tuoi risultati, è per una settimana mettiti in testa di andare a letto prima delle 10:30 e magari se hai bisogno di avere una sveglia, mettiti la sveglia per le 7 o per le 6:30, quello che è. Di teoria dovresti cercare di dormire fino a che il corpo ha bisogno. Perché? Perché il sonno è proprio come funziona, proprio come la carta di credito. Quando vai in debito di queste ore, ok, a un certo punto il fisico ti chiede indietro i soldi, ti chiede indietro il tempo, e quindi quello che dovresti fare è proprio cercare di capire che non puoi privarti del sonno e che se oggi ti stai privando del sonno, quello che devi fare è semplicemente andare a recuperare la sera successiva, ma non dormendo di più anche se vai a letto tardi, no, semmai anticipa. Poi, seconda strategia per gestire al meglio il tuo lavoro oggi in un mondo dove veramente siamo pieni di informazioni, pieni di stress, è gestire meglio quello che è il tuo telefono. Che cosa vuol dire? Dovresti smettere di lavorare con il telefono. E qua sicuramente mi dici, Mick, ma che cazzo dici? Io lavoro con il telefono. Sì, lo so, anche io ho lavorato fino a qualche mese fa solo ed esclusivamente con il telefono, ma quello che voglio che tu capisca è che la testa funziona a scompartimenti e la testa registra quello che noi facciamo e i pensieri che noi applichiamo e attuiamo all'interno di un determinato spazio. Quindi prova a immaginare, quando tu
sei a letto e sei nella tua stanza da letto, il cervello dovrebbe registrare che quella è la stanza da letto adibita a dormire, adibita a rilassarsi. Se sei in cucina, quella è la stanza adibita al nutrimento. Se sei in palestra, quella è la stanza adibita all'allenamento. Se sei nello studio, quella è la stanza adibita al lavoro. Ora, qual è il problema di stare sempre attaccati al telefono cellulare? Che purtroppo il nostro cervello non comprende, non capisce che cosa noi stiamo facendo. Perché? Perché questo aggeggio che abbiamo in mano, ok, purtroppo è sempre con noi. E quindi anche nella stanza da letto, dove il cervello dovrebbe registrare che lì siamo lì per dormire, noi siamo lì al cellulare, magari a lavorare, a scrollare quelle che sono le mail e via dicendo. Questo genera un caos totale all'interno della nostra testa che non ci permette di staccare neanche magari durante le vacanze, o neanche durante magari un weekend, o neanche magari durante una cerimonia di matrimonio. Ci rendiamo conto di quello che il nostro cervello registra utilizzando sempre costantemente il nostro cellulare? Allora, quello che dovresti fare è, il mio consiglio, quello che sto facendo anch'io ultimamente, sto traendo veramente un sacco di beneficio, è dedicare una stanza al lavoro e un device al lavoro. Quindi che cosa vuol dire? Ti dedichi il tuo studio, se hai uno studio, oppure una cameretta dedicata al lavoro con il computer, e tutto ciò che è lavoro deve passare esclusivamente tramite un solo device. Quindi comincia ad utilizzare solamente il computer per lavoro e non utilizzare il telefono. Se lavori con WhatsApp, lavori con Telegram e via dicendo, apriti l'applicazione del desktop, ma cerca di non usare il telefono, non mescolare il lavoro con quello che ovviamente il telefono dovrebbe fare per la tua vita, che è magari gestire le tue attività sociali, sentire tua mamma, tua nonna e magari tua moglie e via dicendo. Questo perché? Perché il cellulare è sempre con te, ok? Anche quando sei in vacanza, il cellulare è sempre con te. Se tu abiti il tuo cervello a vedere il cellulare come lo strumento di lavoro, quando andrai in vacanza e dovrai staccare, avrai bisogno di staccare per poter ricaricare il tuo cervello non capirà che è il momento di staccare, perché vedrà lo stesso device con cui ha lavorato per un anno intero, per due anni interi, o magari, come era successo a me, per cinque anni e più interi. Ora, per quel che riguarda la terza strategia, ve la do dopo perché adesso sono in ritardo e devo andare a boxare. Ok, sono appena uscito dalla palestra, un po' sudaticcio. Terza e ultima strategia per questo video è quella di gestire quello che è il tuo tempo in maniera molto più intelligente, focalizzando il periodo di lavoro in maniera molto precisa. Che cosa vuol dire? Devi cercare di decidere l'orario in cui inizierai a lavorare ogni singolo giorno e l'orario in cui, cascasse il mondo, smetterai di lavorare. Ad esempio, potresti decidere di iniziare a lavorare magari alle 8 del mattino, oppure alle 9 del mattino, alle 10 del mattino, e alle 19:30 smettere completamente di lavorare. Questo vuol dire chiudere il computer, uscire dalla stanza del lavoro e non utilizzare assolutamente lo smartphone per continuare a lavorare in altre stanze oppure da altre parti. Questo ti serve per aiutare il tuo cervello a comprendere che la stanza per lavorare è solamente una e il posto, il device con cui lavorare è solamente uno. Questo, se lo riuscirai a fare per un periodo superiore ai 60 giorni, ti renderai conto molto presto che la tua produttività comincerà ad aumentare in maniera vertiginosa e riuscirai a pensare in maniera diversa, a pensare in maniera molto più chiara e a focalizzare meglio quelle che sono le task essenziali che dovrai svolgere durante l'arco della settimana. E sempre parlando di settimana, oltre il settare quelli che sono gli orari di inizio e di fine a livello giornaliero, dovresti decidere qual è il singolo giorno off che dovrai prenderti per poter completamente recuperare quelle che sono le energie mentali, le energie fisiche, per poter così ricominciare la settimana in maniera molto più energica e molto più produttiva. Quando intendo dire day off, intendo dire proprio off, cioè off da tutti quelli che sono i social network, off da telefono, ok? Quindi spegni quello che è il tuo telefono e tienilo magari solamente attivo per contattare quelli che possono essere i tuoi amici, i tuoi parenti, e magari mettervi d'accordo su come svolgere al meglio quella che è la tua giornata off. E la cosa bella da riuscire a fare è magari far combaciare questo day off con i day off della tua famiglia, magari day off di tua moglie, o magari day off dei tuoi figli, se magari vuoi passare del tempo particolare con i tuoi figli,
ci sono determinate situazioni magari in ogni famiglia dove non tutti i genitori sono uniti, e quindi magari dedicarsi un day completamente off anche magari per i figli è una cosa molto interessante, molto produttiva ai fini ovviamente di quelli che sono i tuoi valori e ai fini anche di quello che vai a svolgere durante l'arco della settimana. Perché? Perché quello che tu dovrai svolgere poi durante l'arco della settimana non è nient'altro che proiettarti a un livello molto più elevato per il bene tuo e per il bene di tutte le persone che ti amano. Quindi questi sono tre consigli pratici per poter gestire al meglio quello che è il tuo lavoro in questo anno, ma queste non sono strategie che valgono solamente per quest'anno, queste sono strategie che varranno per il resto della tua vita, e ti assicuro che se farai questi tre semplici esercizi, applicherai queste tre semplici strategie nell'arco dei 60 giorni, noterai dei cambiamenti entusiasmanti che non ti faranno mai più tornare indietro alla vita che avevi.